normate nel tuo contratto individuale ed è per questo che appunto tu non puoi scioperare rispetto a questioni che riguardano, se tu non le rispetti, un non rispetto appunto della condizione data. Questo è oggi quello che si vive nella Fiat. I nostri delegati non hanno un secondo di permesso e non si possono staccare dalla catena di montaggio. E se vanno a parlare col caposquadra, il caposquadra gli risponde: ti parlo, se mi parli come singolo lavoratore, non ti rispondo come rappresentante perché non rappresenti nessuno, però riescono a fare gli scioperi e a far stare la gente in assemblea fuori con la Fiat che parla, come è successo sempre a Liego, fuori dalla fabbrica col megafono, mentre la Fiat fa l'assemblea dentro con gli altri. Ma la cosa vera è che c'è un clima di terrore e di paura, questo sì da anni 50, un clima di terrore e di paura perché i lavoratori sanno che qualunque cosa fanno sono a rischio di provvedimento disciplinare e di licenziamento, perché hanno firmato anche la metrica con cui lavorano, il sistema con cui si lavora, e che quindi se i ritmi sono troppo alti l'hai firmati e quindi devi stare a quei ritmi anche se non ce la fai, finché un po' chiedere la preoccupazione della commissione nel giro di un po' di giorni, vede, si riunisce e poi l'azienda decide. Quindi siamo in una condizione di modifica totale di natura del sindacato e delle relazioni in questo paese. Veniva detto prima del contratto dell'auto. Io dico, questo tema pone una questione di democrazia grande come una casa, e questo sta succedendo nel silenzio assoluto in questo paese, da parte di tutti. C'è un silenzio generale assoluto. Non si può parlare di democrazia pensando che le 8 ore in cui tu stai al lavoro sei in un regime autoritario in cui tu sei un puro strumento, e poi magari uscito fuori dai cancelli della fabbrica, dall'ufficio, perché si espande questo modello, sei un cittadino dotato di un corredo di relazioni democratiche perché sei un consumatore, perché sei... Non è possibile avere una sospensione della democrazia nelle ore in cui lavoro e poi prevedere che fuori dai cancelli ci sia democrazia. Sei dentro uno schema autoritario che prevede il fatto che il lavoratore e la lavoratrice, mentre lavorano, siano puri strumenti di produzione. In un rapporto con l'azienda di questo tipo, per questo noi diciamo il sindacato di modello americano, un sindacato che non prevede il fatto che tu, in quanto sei sindacato, sei portatore di un modello sociale diverso da quello che l'azienda ti propone, perché la nostra esperienza, l'esperienza italiana è questa. Adesso sempre scusatemi la, diciamo così, la banalità, ma quando ci sono state le grandi riforme in questo paese, dire riforma significava andare avanti e non tornare indietro, negli anni 70, no? Per esempio sulla salute, sui trasporti, sugli asili nido, era la fase in cui tu eri più forte dentro il luogo di lavoro e quindi eri in grado di condizionare attraverso l'essere portatore di un modello sociale diverso, sia quello che succedeva nel luogo di lavoro, sia quello che succedeva fuori dal luogo di lavoro. C'è sempre stata una relazione stretta tra le due cose. Dire che tu dentro il luogo di lavoro sei privo di diritti perché sei uno strumento della competitività dell'impresa, e ormai è tutto impresa, perché anche i servizi sono impresa, servono al profitto come missione fondamentale, significa avere un'idea autoritaria della società. D'altra parte qualcuno nominava l'articolo 8, che cosa è successo nel contratto Fiat, che è anche un'altra cosa che si dimostra va in quella direzione? La Fiat fa un contratto per gli 86.000 lavoratori, non chiede a 86.000 lavoratori di votarlo, non lo chiede, noi abbiamo chiesto il referendum, i lavoratori hanno chiesto il referendum, perché 86.000 è un po' più difficile da mettere sotto ricatto rispetto appunto ai referendum tipo Miliano e di Mirafiori. La Fiat non solo ha detto di no al referendum, ma la Fiat ha applicato quel contratto anche ai lavoratori chimici, ai lavoratori dei trasporti che sono, diciamo, nell'universo Fiat. E non è che gli ha chiesto niente, perché gli basta un sindacato, non è che c'è in testa l'idea di sindacato confederale, delle categorie, della rappresentanza. Anzi, se potesse arrivare un sindacato unico gli andrebbe bene così, e quello è il modello. Non c'è un'idea di sindacato confederale portatore di un progetto sociale diverso e appunto generale. Tant'è che i chimici hanno fatto causa alla Fiat a Torino, gli hanno fatto un articolo 28, lo hanno perso sulla base del fatto che c'è l'articolo 8 che prevede alla Fiat di poter fare quella roba lì, e adesso i chimici stanno ricorrendo alla Corte Costituzionale contro l'articolo 8, non i metalmeccanici, rispetto al fatto che lì dentro abbiamo la concreta attuazione dell'articolo 8 che noi consideriamo incostituzionale proprio per quello che questo produce. Questo l'ha fatto
la Fiat. Questo stanno facendo le aziende di Federmeccanica attraverso il contratto dell'auto, che allarga a tutto il settore dell'indotto auto quel modello, perché è ovvio che c'è una rincorsa da quel punto di vista, ed è ovvio che questo mette in dubbio il contratto nazionale di lavoro nostro, che non abbiamo e che dobbiamo riconquistare. Perché la Fiat sì e l'indotto auto che deve correre per fare i prodotti per la Fiat no? E perché l'indotto auto sì e l'elettrodomestico che è manufatturiero tanto quanto no? È chiaro che è una roba che si espande da questo punto di vista, ed è chiaro che si espande tra i metalmeccanici e si espande in generale, perché a proposito, e fatemelo dire solo così, del fatto che Monti sta dando attuazione, esattamente attuazione alla lettera della BCE di quest'estate, nel decreto sulle liberalizzazioni Monti parla del contratto delle ferrovie, che non so quali saranno i contenuti, ma la forma è quello del contratto Fiat, è quello del contratto in cui i lavoratori non hanno pari diritti come nel contratto nazionale, ma ognuno è in relazione alla competitività della propria impresa e a quello che la propria impresa chiede, è la rottura del contratto nazionale di lavoro. Allora, il contratto nazionale di lavoro riguarda solo i lavoratori dipendenti dell'industria o non dell'industria, quelli tradizionali, quelli che ancora ce l'hanno, mentre c'è tanta gente che non l'ha più e quindi non è più un problema per tutti, come l'articolo 18? Ecco, io credo che questa sia un'impostazione sbagliata, perché la rottura del contratto, il contratto nazionale di lavoro è sotto attacco da minimo l'inizio degli anni 2000, minimo, ed è sotto attacco da tanti punti di vista. Le imprese lo hanno messo sotto attacco perché non hanno più bisogno di una mediazione sociale, non la vogliono più una mediazione sociale nella concorrenza internazionale, nei mercati, nella globalizzazione, nella finanziarizzazione, in tutte queste cose che noi diciamo. C'è l'idea che tu devi competere insieme alla tua azienda contro i lavoratori di un'altra azienda che stanno insieme alla loro azienda, e quindi hanno spinto in quella direzione. Ma la legislazione ha spinto in quella direzione con il proliferare e l'anomalia totale dei contratti cosiddetti atipici e della precarietà. Anche quella è un'altra rottura del contratto nazionale, cioè della parità di diritti a parità di condizioni di lavoro, che è stata violentissima. Io dico sempre, me ne convinco sempre di più, che la precarietà è la forma di sfruttamento di questo secolo, che unifica e riguarda tutti, i lavoratori che a tempo indeterminato, che sono sempre sotto minaccia che la propria azienda se ne va, come lavoratori precari, che sono precari non perché precaria è la loro postazione di lavoro, ma perché sono precari loro, per una postazione di lavoro che invece rimane permanente. E quindi la precarietà ha già rotto il contratto nazionale, come ha rotto il contratto tutta la riorganizzazione delle imprese, nelle filiere degli appalti, dei subappalti e delle aziende artigiane, che adesso non sono altro in moltissimi casi che dei reparti della grande azienda. E allora io penso che da questo punto di vista l'articolo 18 va proprio allargato, nel senso che una cosa era escludere dall'articolo 18 sotto i 15 dipendenti qualche decennio fa, una cosa è quando il mondo e le imprese sono organizzate con reparti fatti da aziende sotto i 15 dipendenti, è una roba totalmente diversa rispetto a come si è trasformata l'azienda e la ricattabilità da questo punto di vista. Quindi l'attacco al contratto nazionale viene da una miriade di cose, e io credo che come si è lavorato sulla frantumazione del lavoro, l'unico modo nostro, ecco, per dire no alla sconfitta, è quello che noi dobbiamo rimettere insieme i pezzi e ricostruire che cos'è che ci tiene insieme, qual è la rivendicazione che ci tengono insieme. Allora io sull'articolo 18 di cui oggi si è parlato vorrei dire una cosa molto banale, al di là delle questioni di merito, tutte giuste che sono state dette, per quello che ha significato l'articolo 18 per la CGIL in questo paese, la capacità di fare blocco sociale in questo paese, muovendo fuori e dentro il lavoro dipendente, l'attacco all'articolo 18 è l'attacco a un'idea di sindacato generale confederale di rappresentanza, molto al di là anche del singolo argomento che viene trattato. È un fatto emblematico l'attacco all'articolo 18, non c'è ombra di dubbio da questo, senza rientrare nei ragionamenti che appunto faceva Levada e che appunto condivido da questo punto di vista, e va insieme a quello sul contratto nazionale e va insieme alla questione della precarietà. Io penso che il tema della riunificazione è il tema che oggi a noi ci si pone come elemento fondante, che da questo punto di vista noi dobbiamo avere un'idea e sforzarci e lavorare sull'idea che combatta appunto un principio di precarietà, e da questo punto di vista credo che dobbiamo avere anche il coraggio, come dire, di ragionare anche su terreni nuovi,
rispetto a quello che questo significa per togliere gli abusi e per riunificare in un'idea di quale può essere un percorso che porti verso un'idea di lavoro stabile e garantito, che bisogna allargare le tutele, che non si deve mettere in contraddizione reddito e ammortizzatori sociali, che sono due cose distinte ma che sono in grado di convivere e devono convivere tra di loro. E dico un'ultima cosa rispetto a questo governo. Allora, io credo che il governo Monti sia la conclusione di un percorso che dura da 20 anni, da 30 anni, di crisi della rappresentanza politica in Italia, in Europa e nel mondo, diciamo così. Abbiamo delle istituzioni internazionali che, se noi pensiamo all'ONU, non conta niente, conta il G20, G8, G7, quindi la politica va da un'altra parte. Se pensiamo all'Unione Europea, non c'è un rapporto tra la rappresentanza e il Parlamento o il governo dell'Europa. Se pensiamo all'Italia, lasciamo perdere Berlusconi, siamo di fronte a un governo tecnico che fa politica al 100%, con un sostegno trasversale da parte di tutti. E oltre ad essere il governo della finanza, mi permetto di dire con le ultime battute che ha fatto, è il governo dell'alta borghesia senza più neanche bisogno della mediazione dei partiti, è direttamente l'alta borghesia che sta al governo, non ha neanche più bisogno della mediazione, ha superato anche la mediazione dei partiti da questo punto di vista. Una crisi della rappresentanza politica, dentro cui sta la crisi della rappresentanza politica della sinistra, da anni e non solo in Italia, e dentro cui sta anche la crisi della rappresentanza sociale, quindi il sindacato, perché la frantumazione, il fatto di sentirsi tutti più soli, più deboli, più in concorrenza, porta lì se tu non metti in campo elementi di riunificazione e di proposta diversa. Ecco, per questo io credo che in questa fase noi dobbiamo sapere che il confronto viene portato come rullo compressore sui rapporti di forza e noi dobbiamo tentare in tutti i modi di attivare una capacità di mettere in campo e di misurarci sui rapporti di forza, perché non ce la possiamo fare in un altro modo, non ci regalerà niente nessuno. E quindi io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo provarci, dobbiamo osare e dobbiamo, appunto, mettendo in campo tutti gli strumenti giuridici, contrattuali, di mobilitazione, di conflitto possibile, sapendo che il modo per uscirne, per provare a uscirne, per tenere aperta una strada, è quello di andare verso un processo di riunificazione del lavoro. Adesso è difficile anche dire lavoro dipendente e limitativo rispetto alle tantissime forme di lavoro, ma che rimetta al centro il lavoro e quindi la persona rispetto a un progetto diverso. Sappiamo che le forze in campo, ripeto, sono fortissime, però io credo, come dire, che bisogna cercare di uscire dalla disperazione individuale, perché questo oggi si respira di assemblee. Non è vero che adesso col governo Monti sono tutti pacificati, le donne operaie sono furibonde, dovreste vedere cosa sono le assemblee ora, man mano che passa i giorni, le operaie, rispetto alla riforma delle pensioni. Allora, questa rabbia individuale bisogna portarla al suo effetto. Io sono sicura che se chi ha i contratti di collaborazione non sono più i trentenni, ma sono anche i cinquantenni, oggi avessero una proiezione di quanto butta loro sulla pensione, visto che sull'evasione contributiva dei contratti di collaborazione l'INPS non interviene, sarebbero presi dalla disperazione individuale se non ci fosse diciamo. Quindi io credo che noi abbiamo come sindacato il compito di dare uno spazio e un punto di vista comune, una possibilità comune a rimettere insieme, come dire, una rabbia che non può essere solo rabbia, ma che deve diventare una forza di contrapposizione a quello che oggi c'è in campo. E dobbiamo, da questo punto di vista, io credo che anche, come dire, dobbiamo sperare nel fatto che la politica, scusatemi questo termine generico, è anche un po' qualunquista, ma rispetto a quello che noi intendiamo dire, rimetta al centro la possibilità di avere il lavoro come punto fondamentale del proprio punto di vista. Grazie per la magistralità, io dico che, diciamo, per tutto quello che la FIOM sarà in grado di mettere in campo nelle prossime settimane, noi continuiamo a dichiarare la nostra disponibilità ancora di più alla luce di questi racconti e delle sofferenze che, diciamo, che conosciamo anche noi e che però Francesca ci ha messo sotto gli occhi in maniera, dico, brutale, per dire quanto è stato coinvolgente anche in alcuni tratti quello che ci ha raccontato. Adesso Manuela Palermi, perché mi aveva chiesto di intervenire, del Partito dei Comunisti Italiani. Posso
alle 7 devo andare via, quindi vi prego di scusarmi se ho... Io sono convinta, come credo quasi tutti voi, o forse tutti voi, che il governo Monti sia il peggior governo che è capitato all'Italia nella sua storia repubblicana, diciamo così. Con in aggiunta c'è una che l'ha voluta, fortissimamente voluto il Presidente della Repubblica Napolitano, che viene dal Partito Democratico, e che il Partito Democratico, che è quello che resta di più grande organizzativamente parlando della sinistra dal punto di vista organizzativo, lo appoggia. Adesso lascia, no, sì, ma figurati, se vuoi ti scavalco. Ma cerchiamo un attimo di mettere le cose come stanno, insomma, è questo che ci abbiamo. E questo governo, per assurdo, con qualche cosa che sfiora addirittura il ridicolo, riceve gli ordini da due consigli di amministrazione, quello della Banca Europea e quello del Fondo Monetario Internazionale, insomma, sono loro che fanno le politiche del diritto, dello sviluppo, che io non ho visto, da quando è arrivato questo non fa che parlare di sviluppo, ma non se ne è visto niente tranne quella buffonata delle liberalizzazioni, a parte la questione del gas eccetera, ma insomma le liberalizzazioni sono niente, insomma sono una buffonata che ha colpito alcune categorie eccetera. Allora, io ho avvertito veramente questo senso di pericolo, non solo di peggioramento rispetto al governo, ma di pericolo, l'ho avvertito nella partita delle pensioni, perché io non sono di solito catastrofista, ne voglio esserlo adesso, ma le pensioni ce le hanno tolte, le pensioni fra un po' di anni non ci saranno più, cioè quello straordinario marchingegno di tenuta solidale fra generazioni, di scambio intergenerazionale, ce l'hanno fottuto. Perché se voi mettete assieme tutto contributivo, precarietà, bassi salari e livelli altissimi di disoccupazione, cosa resta delle pensioni alla fine? Quanto si va a prendere? Non riguarda più soltanto i precari, cioè è proprio tutto... ai cittadini italiani, tranne quelli più anziani che in qualche modo se la cavano perché hanno soffritto del vecchio sistema, però hanno sostanzialmente tolto le pensioni. Allora le pensioni, insomma, le pensioni sono le pensioni, le pensioni sono quelle che ti fanno stare in piedi quando diventi vecchio, quando sei malato, per non essere completamente addosso alla famiglia oppure per aiutare la famiglia, cioè, sono insomma quella cosa di cui dovresti usufruire in termini assolutamente dignitosi negli anni, non dico peggiori, ma negli anni più delicati della tua vita, insomma. Più fragili. E quella roba lì sostanzialmente, se così continua, fra non moltissimo tempo non ci saranno più, ci sarà un fatto simbolico, assolutamente simbolico, che non ti serve a niente, quindi dovrai affannarti a vedere come fai a gestire le assicurazioni private in ogni modo in cui gestiscono oggi, come fai a fare, insomma, e tutte le cose che in parte conosciamo. Allora uno si dice, si pone la domanda che si poneva Roberta nella sua relazione, che ho condiviso davvero molto, ma perché se succede questo tutta questa rassegnazione? Uno se la pone, no? Dice, ma perché la gente non si arrabbia? Perché non succede niente? Allora, a parte il fatto che Francesca le davi la ragione, che c'è invece dentro una rabbia di quelle deboli, però vorrei far notare a Francesca, c'è ancora o se n'è andata? Non mi sa che è uscita. Ci sei. Che certe cose, compreso questo dramma della questione Fiat, non è che sono passate col silenzio, sono passate con l'assenso. Il PD ha detto sì a questa roba qui, cari compagni, e io lo dico con disperazione perché sono convinta che se non si muovono le cose nella società è perché la gente non c'ha più le sue grandi forze. Un tempo, assieme alla casetta che la Fiomma ha costruito fuori dalla fabbrica, ci sarebbe stato PC, un tempo, perché era naturale che così avvenisse.
Adesso invece non hai le due organizzazioni di massa che sono rimaste, sono la CGIL e il PD di massa. Non ho detto di sinistra, se no qualcuno mi comincia a dire che in questo momento mi pare secondario, francamente. Queste o ci sono poco o non ci sono. Le lotte che si sono presentate alla gente sono state essenzialmente le proteste di quelle che la classe operaia, sempre, io sono abbastanza vecchia per ricordarmelo, ha sempre un po' considerato le corporazioni, diciamo, cioè i cassinari, gli autotrasportatori, queste. Quindi per quanto sia scattato nei loro confronti, a differenza degli anni passati, una simpatia maggiore questa volta, non sono il riferimento dei lavoratori, non lo sono, non so se riesco a spiegare quello che voglio dire. Quindi c'è questa immensa solitudine di una condizione drammatica in cui non c'è più fra un po' la pensione, c'hai salari da fame, perché oggi fra l'altro ancora con la discriminazione uomo e donna, avete visto i dati oggi? Ah, gli uomini guadagnano 1.400 euro, le donne 200-250 euro di meno, la media sono 1.300 euro per lavoratore dipendente. E un pensionato su due prende meno di 1.000 euro. Questo è il paese italiano, dove c'è una diffusione della povertà che pretenderebbe una grande protesta. E io credo che se questa protesta non c'è è perché non ci sono più i riferimenti di massa che danno la forza alla gente, perché se no la gente, come diceva Francesca Ridani, ha paura. Noi abbiamo fatto come comunisti italiani un'iniziativa a Cassino con gli operai di Cassino. Il compagno che è il segretario della Fionda ha detto, cioè, guardate, noi abbiamo fatto lo sciopero, ma mica andava tanto bene. Non andava tanto bene che la gente c'ha paura. Ci danno tutti ragione, stanno tutti con noi e però c'hanno paura. Allora io voglio però finire perché io credo che questo tragico, questa tragica storia che è avvenuta, per cui vabbè, Napolitano, Monti, PCE, FMI, PD non me ne frega niente, ma voglio dire PD, capito, la forza più grossa a cui poter fare riferimento, questa roba qui ha, nei fatti ha già scritto la riforma del lavoro, io temo. E se voi vedete le cose che appaiono sui giornali, è il modello Echino, che molti, anche deputati a noi conosciuti perché di provenienza CGL, si sono prestati correggendo qualche piccola cosa, ma soprattutto lasciando quella filosofia lì, quella filosofia del modello Echino, che è una schifezza totale. Io però non dico queste cose perché voglio avvilire, anzi, essendo una che si rassegna raramente non voglio avvilire per niente. Dico però che un'occasione adesso ce l'abbiamo. E come in tante situazioni nella storia del movimento operaio italiano, ce la offre la Fiom. Però non può darcela la Fiom da sola. Però ce la offre, ci offre un'occasione. L'occasione è lo sciopero generale, io sono felicissima che abbiano proclamato lo sciopero generale, però adesso guardate che sta a noi, non sta solo la Fiom, sta a noi in giro, parlando con i compagni, andando nei luoghi di lavoro, facendo volantinaggio nelle strade, dare forza e fare di questo sciopero un altro di quei momenti, come ripeto è successo nella storia del movimento operaio d'Italia, che come dire comincia a creare un'inversione di tendenza, perché o si cambiano i rapporti di forza, o noi possiamo discutere dell'articolo 18 quanto ci pare, ce lo levano, quanto ci pare, ce lo levano. Allora bisogna costruire invece, bisogna mettersi umilmente, ma con una tenacia, una passione formidabili, al servizio di questa manifestazione, di questo sciopero, perché è un'occasione straordinaria, ripeto, che i metalmeccanici ci offrono. Ce l'abbiamo fatta in altre epoche, proprio grazie a queste cose. Possiamo invertire la tendenza anche questa volta. Grazie.
grazie Manuela. Ciao Paolo, ben arrivato. E Alessandra Tribaldi dell'Italia dei Valori. Istituzionali, naturalmente noi oggi abbiamo un doppio regime per cui sul piano lavoristico
il contratto di apprendistato afferisce al contratto collettivo, finché c'è, alla Costituzione, allo Statuto dei lavoratori, mentre invece sul terreno della formazione le competenze sono estremamente frazionate. E proprio di oggi è la notizia che è un'inchiesta sull'Espresso che, a proposito di risorse, perché dai calcoli oggi spendiamo 8 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, ne servirebbero altri 5 di miliardi di euro secondo le stime, un calcolo che ho fatto credo approssimativo, ma insomma abbastanza vicino a una valutazione realistica, per ampliare per esempio la platea di coloro i quali oggi usufruiscono degli ammortizzatori sociali e provare ad approcciare un ragionamento lì che sarà fatto. Un ragionamento di reddito cittadinanza. Allora, ci sono stati 7 nell'ultima programmazione comunitaria, 7 miliardi di euro di provenienza di Fondo Sociale Europeo, solo di Fondo Sociale Europeo, naturalmente cofinanziati di altrettanti miliardi di euro da parte delle regioni, delle province, eccetera, e parte di quelle risorse non è vero che non si sono utilizzate per gli ammortizzatori sociali, perché noi dimentichiamo che ci sono gli ammortizzatori in deroga che piacciono tanto alle imprese, anche perché non costano niente, diciamoci la verità. Allora, noi, a proposito dei terreni su cui misurarci, anche innovativi, dobbiamo cominciare a dire che la riunificazione delle tante fragilità del mondo, non del mercato del lavoro, passa anche da questo, da una serie di cose. Primo, io dico, serve una riforma degli ammortizzatori sociali, è inutile che ci diciamo di no. E credo che su questo terreno, a proposito di rapporti di forza, potremmo anche essere, tra virgolette, stimolanti per il sistema delle imprese, perché ne parlano tanto, ma poi a tirare fuori i soldi non ci stanno. Confindustria ha dato una generica disponibilità a ragionare su un sistema solidale di maggiori oneri a carico delle imprese, del sistema confindustriale, per riformare gli ammortizzatori sociali. Ma naturalmente Confesercenti, gli artigiani non ci stanno. Naturalmente però noi abbiamo una crescita esponenziale invece della cassa integrazione in deroga, che significa anticamera del licenziamento a costo zero, che sono le riforme che piacciono a Monti e alla Fornero e alla Cancellieri e a tutti loro, cioè fare le riforme in generale sulla pelle dell'impianto dei diritti dei lavoratori e però non metterci una lira, forse metterci un po' di quelle destinate alla formazione, Rosa correggimi se sbaglio, sono destinate alla formazione, cioè alle politiche attive, non alle politiche passive. Allora ci dobbiamo dire che serve una riforma degli ammortizzatori sociali, sicuramente, che bisogna allargare l'articolo 18, bisogna estendere l'articolo 18, quindi fare per noi di questa battaglia una battaglia certo simbolica, ma nella misura in cui l'esigibilità dell'articolo 18 ti assicura l'esigibilità di tutti gli altri diritti del lavoro. E quella per noi deve essere una deadline, diciamo così, dead no perché non mi piace, cioè invece una di apertura e anche di espansione di una piattaforma possibilmente condivisa tra organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali e naturalmente l'ambito dei movimenti, che su questo mette a tema una serie di altre questioni. Sono d'accordo anche col professore Leva che dobbiamo provare finalmente a inserirci dentro le dinamiche anche di elaborazione, se vogliamo, di questo governo, perché stavolta noi non abbiamo a che fare con il governo Berlusconi e con Sacconi, che è irritante solo a vederlo, è fortemente ideologico e naturalmente animato dall'odio rispetto alla CGIL e rispetto alla FIOP in particolare. Stavolta abbiamo a che fare con un governo che le cose le fa, alcune sono ideologiche, sono d'accordo per esempio sulla sfumatura a cui faceva riferimento Manuela Palermi, il decreto sulle liberalizzazioni è molto fumo, diciamo, è molto ideologico, però attenzione, perché io per esempio sulla separazione tra Eni, tra la rete, quindi tra Eni e la rete di Snam, io farei attenzione, perché questo ci rende subalterni a nuove forme di oligopoli che non sono forse quelli delle reti, però sono semplicemente la distribuzione, insomma, del gas e dell'energia. Io farei attenzione in questa fase, e sappiamo cosa ha significato tra l'altro in questi giorni drammatici essere subalterni rispetto all'approvvigionamento. Io poi vengo dai Castelli, quindi insomma vi trascuro lo smottamento che c'è stato nelle vite individuali e collettive per questo motivo. Allora, questo è un altro terreno su cui dobbiamo ragionare. Penso che dobbiamo provare a dire, come diceva giustamente Francesca, che la battaglia contro l'articolo 8 della finanziaria deve essere una nostra battaglia, perché già oggi fa danni e perché comunque quell'arrivo del governo Monti e questo c'è chi ha detto, insomma, si può definire come vogliamo, questa sovraesposizione mediatica, questo potere salvifico e catartico che ha suscitato, insomma, in America, in ogni dove, è passato in secondo piano, almeno anche quello, e dobbiamo provare anche a dire che riunificare i contratti forse è una delle battaglie da sostenere. Io ricordo
diciamo, Rosa mi ha discusso tante volte, riguardo lei, insomma, perché mi è capitato più spesso, ma tra noi credo che sia abbastanza condiviso. Naturalmente dobbiamo mettere anche alla prova la capacità di innovare e di elaborare e di ripensare le nostre storie dentro i partiti, dentro le organizzazioni sindacali, ma oggi una riunificazione anche della grande del numero, della platea di grandi, enormi contratti collettivi nazionali che ci sono, forse ci aiuta a ristabilire quelle connessioni drammatiche tra la precarietà dei lavoratori che erano tradizionalmente a tempo indeterminato, penso alla Sigma Tau, ma vale per tanti altri, che improvvisamente con una falsa cassa integrazione che non sta in piedi, perché in realtà lì si chiude, lo sanno pure i sassi, sono precari. Tutto il sistema del mondo degli appalti, tutto quello che accade per esempio rispetto all'area della precarietà diffusa con la quale abbiamo a che fare. Allora, e chiudo però dicendo questo. Io ho pensato, mentre parlava il professor avvocato Guglielmi, che l'idea della sinistra scambista fosse la vendetta migliore alle paranoie pruriginose di Giovanardi di oggi, però al di là di questo, insomma, preferisco pensare anch'io che prima di rassegnarci ci devono prendere, quindi più che scappare cominciamo a metterci insieme e proviamo a capire che cosa si può fare. Noi abbiamo bisogno, noi, intendo chi pensa che serva un'altra Europa, che l'idea del lavoro come strumento di emancipazione fondamentale debba essere l'obiettivo che ci poniamo di fronte per ricostruire un'idea diversa di futuro, di orizzonte che noi diamo, non che diamo ai giovani, ma su cui i giovani si possono misurare con una esigibilità di autonomia sociale che oggi non hanno. Noi dobbiamo provare a fare un ragionamento un po' più largo, dobbiamo cominciare a dirci e rispondere a questo governo, forse, che la mancanza di competitività in questo paese è perché forse noi meritiamo un'altra classe imprenditoriale. Perché altrove si è fatto? Perché c'è un sistema di imprese, di imprenditori piccoli e grandi, penso alla Germania, si parla della Francia, ma insomma in tante altre aree d'Europa, che hanno innovato in questi anni e hanno sperimentato la maggiore concertazione con le organizzazioni sindacali, certo forme di flessibilità interna, però hanno investito sull'innovazione di prodotto, di processo, sulla possibilità di creare dei beni che fossero effettivamente sostenibili e quindi non dannosi all'ambiente. E hanno provato anche a dire che per esempio le politiche industriali sono l'altra gamba di quello che manca al lavoro in questo paese, alla mancanza di lavoro. Quindi bene ripartire dall'apprendistato, io sono, personalmente sono molto d'accordo con una combinazione, un combinato disposto, diciamo, tra contratto di formazione lavoro o apprendistato, chiamiamolo come ci pare, che cominci dicendo che però l'impresa alla fine assumerà, si concede un 10%, 20%, che forse è anche fisiologico alle gestioni di governance interne, poi è l'impresa che però deve spiegare perché l'apprendista alla fine non lo assume, perché la formazione è anche un investimento, essendo l'apprendistato CFL un contratto a causa mista, la formazione in questo paese non può più diventare l'alibi, oppure, come dico con la lavoro, insomma ci vediamo sempre quelle di spesso, ci siamo come con molti di voi, per quanto riguarda l'ex agile, le politiche attive combinate, la cassa integrazione eccetera, un contentino che ti danno per sostenere il reddito e per integrare magari l'assegno di cassa integrazione. Non va bene, serve una formazione che sia formazione alla quale si concorra, serve che la fiscalità generale si faccia carico degli ammortizzatori sociali e finalmente cominciamo a dire che forse anche l'idea di beni comuni deve essere un po' più larga di come l'abbiamo intesa. Io vi dico la mia idea, penso da donna e credo su questo di essere, credo, in sintonia con le donne, insomma, che sono oggi presenti, con le operaie della OMS, piuttosto le operaie delle fabbriche metalmeccaniche, eccetera, che forse anche un'idea di welfare inclusivo più largo, dentro il quale ci sia il trasporto pubblico locale, il diritto alla casa, un'idea di sanità nella quale si dica cosa è pubblico ed è pubblico e sta dentro il regime pubblico con i lavoratori che sono assunti attraverso concorsi, eccetera, e cosa invece può andare fuori, però regolamentato, con regole sugli appalti, con forme di armonizzazione contrattuale anche per i lavori del privato, per i lavoratori del privato. Forse dentro questo noi potremmo provare a ricostruire anche delle forme di solidarietà e forse anche di leggibilità esterna fuori da noi che rimettano in moto un cammino. Dopodiché credo, insomma, che a partire da oggi naturalmente massima disponibilità a costruire nelle forme proprio come quella di oggi, in cui ci si confronta con, anche con l'aiuto di chi ci aiuta a capire le insidie, i terreni più insidiosi di ragionamento che, guardate, hanno presa, come per esempio il fatto che sui giovani l'articolo 18, insomma, da parte dei giovani non è poi così sentito perché non l'hanno mai visto, perché tutto sommato sono precari. Ecco, su questo noi dobbiamo provare a partire da oggi e in vista della manifestazione para sciopero generale, vediamo cosa sarà e cosa uscirà dalla decisione della FIOM domani,
una sorta di cantiere di coordinamento permanente sul quale cominciamo a ragionare di alternativa in questo paese, comunque la pensiamo, mettendo in discussione le nostre storie, le nostre convinzioni, e però pensando, insomma, che una prospettiva per l'Italia dei prossimi 10 anni è un'uscita possibile da questo ciclo di cui questo governo rappresenta forse l'epilogo, ma non è detto, può rappresentare l'occasione di una ristrutturazione invece che guarda i prossimi 10 anni, e quindi questo è un governo molto politico, con Roberta ci dicevamo un governo dal segno costituente, alla faccia del governo tecnico, è tutt'altro. Se facciamo questo, io credo che noi, insomma, ce la possiamo fare, e penso che questa occasione vada utilizzata in questo modo. Prima, per andare in ordine, a questo punto dovrei dare la parola ad Emilio. Ciao Manuela. Grazie a te, ad Emilio Gavalli del PD, però gli chiederei un attimo di pazienza per dare invece la parola a Claudio Romano, in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori di Sigma Tau. Che chiunque può andare a controllare.
In ogni caso, tutti i governi hanno picchiato sui prezzi del farmaceutico, la scadenza dei brevetti, è vero, c'è una crisi, questo è indubbio, però è anche indubbio che in questi stessi giorni in cui noi siamo in cassa integrazione per motivi che poi cercheremo di capire, ci sono altre aziende come Menarini, altra grande azienda italiana, o Recordati, o Chiesi, che hanno fatturati in crescita e hanno mire di espansione. Allora, da qui arriviamo al nostro grande punto interrogativo. Muore Cavazza e a giugno, e nel frattempo giravano per l'azienda dei personaggi che avrebbero dovuto produrre un piano industriale di rilancio e di riorganizzazione. Ci hanno preso in giro per mesi, questo non è mai stato né annunciato né codificato. Nel frattempo, a settembre, la famiglia, gli eredi Cavazza, d'accordo tra loro, riorganizzano l'azienda con un consiglio di amministrazione completamente nuovo. Non vi sto a fare i nomi, ma sono sui giornali, ci sono tutti. Questi signori ci scrivono una lettera, altro documento ufficiale, in cui si sottolinea la volontà della proprietà di mantenere la linea aziendale proprio per la continuità. Quindi noi tutti contenti, senza problemi, l'azienda aveva dei problemi molto relativi, perché come gruppo, io intendo come gruppo, è un'azienda solida, con le spalle larghe, e invece improvvisamente a novembre ci arriva la lettera dell'amministratore delegato che ci sarebbe stata questa cassa integrazione, un fulmine veramente a ciel sereno. Sono cominciati i primi confronti con la Regione, col Ministro Passera, stiamo ancora sotto trattativa, eccetera, comunque il 18 di gennaio, come ulteriore sorpresa, parlo per me a questo punto, ma condiviso da tutti i colleghi, la mattina ho provato a collegarmi alla posta elettronica, non mi riconosceva la password, quindi veramente senza nessun preavviso, finché mi ha suonato il portiere, mi ha portato su Telegram e raccomandato insieme con la cassa integrazione. Sì, 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 d'accordo, però il problema è questo, noi ci sentivamo un'azienda solida, loro ce l'hanno confermato fino a 2-3 mesi fa, non ci sono motivazioni apparenti perché nessuno ce le ha fornite, quindi la paura che poteva coglierci e alla quale invece abbiamo reagito, la paura in genere è dovuta sempre all'ignoto, il bambino ha paura del buio perché non sa che cosa c'è intorno. Noi siamo un po' in questa situazione, non abbiamo paura e ci siamo compattati, però non sappiamo che cosa c'è intorno, perché parlavo dell'America, vi faccio l'esempio più concreto di quello che è un grosso mistero. Nel 2010 Claudio Cavazza chiede a Banca Intesa, Corrado Passera, un prestito per acquistare un ramo d'azienda americana, la Enzon Pharmaceuticals, che un ramo della Enzon Pharmaceuticals, che produce prodotti neoplastici a livello pediatrico per orphan drugs, detti in termini tecnici, cioè per patologie rare. Banalmente, un prodotto di questi ha un costo di 1.200 euro a fiala, tanto per dirne. E Corrado Passera concede a Cavazza 320 milioni, 324 mi sembra per l'esattezza, di dollari. Ci viene annunciato in assemblea, in pompa magna, addirittura hanno aspettato le 4 e un minuto perché noi con il nostro stipendio di impiegati avremmo potuto giocare in borsa e quindi sfruttare l'insider trading, ci ha fatto un po' sorridere, la cosa comunque ci hanno fatto anche questo. E Corrado Passera sui giornali, dovunque, ha scritto che ha applaudito a questa operazione. Prima domanda, perché dall'azienda escono 324 milioni di dollari in un momento in cui viene proclamata la crisi? Seconda, perché vanno all'estero questi milioni di dollari? Terza, perché il fatturato di questa azienda non rientra a Pomezia ma si ferma in Portogallo alla nostra consociata De Fiante, non meglio identificata, una piccola azienda che però sposta i capitali a Madeira, isola fiscale? Nessuno ci risponde, nessuno ci dà ovviamente nessuna risposta degna di questo nome, e poi tante altre cose, perché se noi consideriamo la Sigma Tau come gruppo, la cassa integrazione è stata rivolta soltanto ai dipendenti Sigma Tau. Io in genere dico, mi sembra ancora più strano che la Sigma Tau certificata dall'FDA, l'FDA per chi non lo sa è il Ministero della Sanità americano, che viene regolarmente a certificare la nostra produzione, a Pomezia sono ancora la sede, la fabbrica, perché era una fabbrica inizialmente, poi ci sono tanti amministrativi, ma sostanzialmente è un sito di produzione. E noi produciamo per Biosint, Biofutura e Avantgarde, che vendono i nostri prodotti. Ora, se io tolgo il latte da questa mammella, a chi si allatteranno queste altre aziende?
però la cassa integrazione ha colpito come una mannaia soltanto la Sigma Tau. Questo è il grosso punto di domanda. Allora, noi che cosa vi chiediamo alle istituzioni? Abbiamo avuto 7 interpellanze parlamentari, abbiamo suscitato un certo movimento nei media, è venuta Striscia la Notizia, è venuta Rai 3, Paese Reale, la 7, su Repubblica, Corriere, quotidiani locali, eccetera, se ne parla. Però non se ne parla abbastanza, nel senso che noi rimaniamo con i nostri dubbi, che poi dovrebbero essere i dubbi un po' di tutti. Come dicevano in premessa, non vorrei che questo caso Sigma Tau diventi l'alibi per altre aziende per comportarsi nello stesso modo, perché grosse multinazionali, Pfizer, Merck Sharp, eccetera, hanno sì ridotto il personale, ma accompagnandoli alla porta con 50 mensilità e non gratis come vorrebbero fare con voi. Io adesso chiedo ai colleghi se vogliono aggiungere qualcosa. Gli ammortizzatori sociali non sono stati utilizzati, è stata utilizzata l'ultima ratio, cioè i contratti di solidarietà, noi abbiamo detto ci autotassiamo, rinunciamo alla quattordicesima, alla tredicesima, all'indennità di servizio che avevamo. Sono stati rescissi unilateralmente tutti gli accordi sindacali stipulati dal sindacato. Il sindacato è stato messo in un angolo, nonostante stia lottando, unito, compatto, tutte e quattro le confederazioni, quindi è un gesto politico e sociale importante, però l'azienda si sta comportando come il muro di gomma. Non è stata... No, tanto mi sentono, credo. Tutti gli ammortizzatori sociali non sono stati utilizzati. Cassa integrazione straordinaria a 0 ore. L'ultima ratio che viene dichiarata solo in caso di fallimento, non da un'azienda, come diceva Claudio, solida. Non sono stati usati i prepensionamenti, c'è tanta gente e se ne potrebbe andare a casa. Io sono un esempio, io ho 38 anni di anzianità. Io ne ho 21 di contributi. Allora, fra chi ha 38 anni accompagnano dignitosamente alla pensione. Facciamo contratti di solidarietà. Sono stato da un collega a pari livello e pari grado, che faceva un'altra mansione. Cioè, il grosso sospetto è che ci sia un tentativo di chiusura del sito di Pomezia, o comunque di delocalizzazione, cioè un tentativo di svuotamento della scatola, per un'ipotesi di vendita, ma a sto punto io credo che dopo 28 giorni non se la compra veramente più nessuno, perché abbiamo sputtanato tutta l'immagine che poteva avere. A meno che non sia stata già venduta, Carlo, perché l'FDA ha certificato che è l'unica azienda europea a poter produrre siti con gli standard americani. Questo è importante. Questo è importante. Oppure vogliono delocalizzare. L'altra ipotesi è quella che poi ha riferito quando fece il suo intervento. C'è un terribile sospetto di delocalizzazione del sito di Pomezia. In virtù di cosa? Tutte le filiali che stanno in giro per il mondo e le altre consociate da che cosa si alimenteranno? Quando tutti i servizi, i prodotti venivano ideati e potenziati da Pomezia. Stop, loro campano di rendita. Oggi ho sentito l'ultima, bisognerà verificarla, ma mi piace comunque riferirla. Pare che la produzione ferma a Pomezia da 28 giorni comunque stia continuando stranamente a Alcalá de Henares, che è la consociata spagnola dove c'è la produzione, ma non capisco quale sia il vantaggio per l'azienda far produrre in Spagna per poi farli rientrare in Italia. Comunque vedremo. Allora, come dicevo prima, ci fa piacere, vi aspettiamo al Palatrau, il presidio continua ad andare avanti, stiamo ancora aspettando l'ultima trattativa tra il nostro sindacato e il ministro. Oggi pomeriggio, senza sera, avremo altre notizie più tardi. Vi ringrazio. Davvero grazie ancora. E Emilio Gavaglio del Partito Democratico. Grazie Dante. Innanzitutto grazie per questo invito.
invito e per l'occasione anche di questo confronto su temi di tale rilevanza e attualità. Devo dire che sono sostanzialmente d'accordo con larga parte della relazione introduttiva di Roberta, soprattutto quando richiama, una cosa non nuova, ma vale la pena di sottolinearla, il fatto che stiamo dentro, siamo le ultime propaggini, non è detto che sia finito, al lungo percorso di quella rivoluzione neoconservatrice che ha preso il suo avvio 30 anni fa e che ha avuto al suo centro sostanzialmente la svalutazione del lavoro, svalutazione in termini economici ma anche in termini sociali e poi quindi politici, diminuendone la sua forza, la sua rappresentanza sociale e anche la sua efficacia sul terreno del confronto politico. E anche quando Roberta ci richiama, perché la cosa è assolutamente decisiva nella condizione in cui siamo, quali siano le politiche dell'Unione Europea, quelle politiche cosiddette di austerità espansiva, tra virgolette, che tutto fanno meno che naturalmente permettere il rilancio dell'economia, ma casomai portano i paesi ad affidarsi, caso della Grecia, caso estremo, in una recessione continua, insomma rincorrono il problema, non lo risolvono. Sono quindi su questo quadro di sfondo, così come i riferimenti che Roberta ha fatto a come questo contesto più largo si sia riflesso nel nostro paese attraverso le politiche del governo di Berlusconi degli ultimi anni, e giustamente ha sottolineato proprio nel campo del lavoro ci sia stata questa opera, diciamo, di compressione, di riduzione di diritti. A questo proposito voglio dire solo di sfuggita che per quanto riguarda l'articolo 8 della manovra, dell'ultima manovra agostana, sembra tanto tempo fa, è stato solo l'agosto scorso, il Partito Democratico ha presentato in Parlamento, al Senato e alla Camera la proposta di abrogazione di questo articolo. Non c'è dubbio che questo articolo sia qualcosa da espungere dal nostro quadro legislativo. E per quanto riguarda l'altra questione, così mi aggancio a quanto ha detto la compagna David della FIOM, fuori discussione che quanto è accaduto con il fatto che la Fiat sia riuscita nelle maglie di tutti questi insieme di disposizioni ad escludere l'organizzazione, la più importante organizzazione dei metalmeccanici, ma varrebbe per qualsiasi altro sindacato evidentemente, come la stessa FIOM sostiene apertamente. Siamo totalmente d'accordo che vada reintegrato quantomeno l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, e in questo senso sono state presentate delle proposte di legge da parte del nostro partito. È assolutamente inaccettabile, anche per questo, non ho bisogno di dirlo qui, l'ha già detto Bersani in un incontro ufficiale con Landini di qualche giorno fa, il Partito Democratico sostiene la mobilitazione della FIOM, che ora si traduce in sciopero generale, se capisco bene, e su questo non c'è dubbio, ma c'è anche l'altro versante della politica industriale, che non è meno grave, come gli amici della FIOM sanno meglio di me, e su questo è chiaro che c'è stato fin qui, e anche con questo governo, bisogna dirlo, fino a questo punto, una latitanza molto, molto grave rispetto ai disegni dell'amministratore delegato, e che quindi abbiamo preso un impegno con Landini di, attraverso i nostri gruppi nelle commissioni parlamentari industria e attività produttive, di promuovere un'indagine sull'industria automobilistica in Italia che possa permettere di chiamare i responsabili a un confronto aperto, anche a dichiarare le loro evidenti intenzioni e gli impegni che intendono sottoscrivere. Detto questo, però, devo dire due cose. Vedo qui Carlo Guglielmi, probabilmente le dico come parte della
sinistra prigioniera, lo so, non quella che è buona fede, non quella che ha disertato, non quella che ha disertato, ma forse quella prigioniera. Ci sono due cose che Roberta in qualche modo non ha detto, secondo me, a sufficienza. Primo è la situazione in cui si è venuto a trovare questo paese alla fine dell'anno e che non è ancora risolta. Beh, noi non possiamo dimenticare che la politica, i fattori internazionali, ma il modo di atteggiarsi di Berlusconi, vi ricordate quando diceva che non c'era una crisi e quando diceva che se anche c'era era psicologica e se anche c'era comunque andava meglio di altri e via via via, ci ha portato sull'orlo dell'abisso. Noi non possiamo dimenticare che l'arrivo di molti è il fatto che questo paese era in condizioni di alta pericolosità della sua tenuta dal punto di vista delle casse dello Stato, per dirla in modo sbrigativo, bisognativo e banale. Ebbene, noi non possiamo adesso, passate qualche settimana, pensare che il nostro problema sia risolto. Noi abbiamo un problema di tenuta del debito pubblico, dei conti pubblici. Abbiamo 400 miliardi di titoli di Stato da rinnovare tra adesso e fine giugno su dei mercati volatili e, come sapete benissimo, è in preda a questa frenesia speculativa, perché vuol dire che poi quella che ha portato all'esplosione della crisi attuale. Anche se non bisogna mai dimenticare che la finanza ha le sue responsabilità, e torno quindi al punto giusto di Roberta, ma che questa crisi si è manifestata nei mercati finanziari, ma la sua origine è profondamente sociale e nella crescita delle disuguaglianze drammatiche che una certa visione e prassi politiche neoliberiste hanno portato in 30 anni che stanno alle nostre spalle. Quindi, bene attaccarsi ai problemi dell'equilibrio della finanza pubblica, specie nel caso di un paese esposto come il nostro, ma il vero nodo un altro è quello delle disuguaglianze e è quello quindi, altro punto che non ho visto toccato molto stasera, me ne scuserete, è quello dello sviluppo. Noi ci siamo molto concentrati questa sera, e capisco l'attualità, sui problemi riferiti alla riforma in discussione sul mercato del lavoro. Ma io resto convinto che anche la riforma più ingegnosa e più brillante del mercato del lavoro, in assenza di un rilancio dell'economia, di una crescita più forte, crescita sostenibile a questo punto, non solo più elevata, ma di qualità diversa, non ha nessuna possibilità di produrre i posti di lavoro di cui abbiamo bisogno in un mercato del lavoro come quello italiano, che non solo è attraversato dalla precarietà cui giustamente discutiamo e che vogliamo drasticamente eliminare, ma è caratterizzato da una scarsa inclusività delle donne e dei giovani. Noi abbiamo un tasso di occupazione medio rispetto all'Europa di gran lunga inferiore, quello delle donne è catastrofico e siamo top of the list, tra i primi della fila per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, come tutti sappiamo. Quindi, mi va bene che si discuta a fondo delle regole del mercato del lavoro, ma sentite, con una qualche relativizzazione, perché sono importanti, ma non sono la sola, e secondo me nemmeno la risposta centrale al problema della creazione di nuovo lavoro, che dipende dal rilancio dello sviluppo e dipende anche certo da politiche del mercato del lavoro che siano molto più, come dire, portatrici di risultati in termini di occupazione, perché sapete che ci può essere anche una crescita senza occupazione. Quindi è chiaro che ci vuole la crescita, ma ci vogliono delle politiche capaci di trasformare questa maggiore crescita economica in posti di lavoro e posti di lavoro di qualità, quindi la questione tra l'altro della precarietà. Ora, la discussione che è in atto in questo momento fra il governo e le parti sociali è una discussione che mi sembra stia soffrendo di una grave deriva, a cui forse abbiamo un po' tutti contribuito, a cominciare dal governo dei professori, che con qualche dichiarazione improvvida, dai media, dai giornali, che non capendo bene tutte queste complicate questioni,
a Leva stasera ci ha dato una dotta lezione di quanto siano tra l'altro complesse, cosa fa? Si concentra sull'articolo 18, come se l'articolo 18 fosse la questione decisiva rispetto al problema che abbiamo di rilanciare l'economia, di creare occupazione e di creare lavoro di buona qualità. Noi stessi corriamo il rischio, secondo me, di cadere in questo tipo di trappola, che è profondamente deviante, a mio modo di vedere. Ci sono sul tavolo altre questioni che mi sembrano molto più consistenti. Ci sono delle ipotesi importanti di utilizzo su vasta scala, che ci vogliono quindi finanziamenti importanti, il Fondo Sociale Europeo può servire, ma non solo, per un rilancio in grande stile dell'apprendistato. Un apprendistato con formazione certa e qualificata, con incentivo per la stabilizzazione a tempo indeterminato e non soltanto per l'ingresso, come strada maestra per mettere i giovani dentro il mercato del lavoro. Ci abbiamo già altri strumenti che esistono, è inutile affannarsi a inventare nuove tipologie contrattuali, casomai vanno drasticamente eliminate quelle improprie che ci sono, sono 20, sono 40, dipende da come si guardano, sono comunque troppe e vanno ridotte all'essenziale e con protezioni ovviamente adeguate. Sono i contratti di inserimento e reinserimento per le figure più deboli del mercato del lavoro, gli over 50, oggi dopo il trattamento sulle pensioni gli over 60, forse le donne, le zone più svantaggiate del paese come il mezzogiorno. C'è un problema, questo giustamente è stato evocato, di una universalizzazione, anche se credo io non potrà essere progressiva, degli ammortizzatori sociali rispetto a tutte le dimensioni aziendali, a tutti i settori e a tutti i profili lavorativi. C'è soprattutto un altro grande buco enorme, che sono le politiche attive del lavoro, cui questo paese si è dato ben poca importanza. Si spendono molti soldi per la formazione, ma una formazione da parcheggio non è una formazione finalizzata alla riqualificazione, al reinserimento professionale, a favorire le transizioni verso altri lavori di chi è occupato, di chi diventa disoccupato o di chi non ha mai avuto un lavoro. C'è il problema dell'outplacement, c'è il problema di come accompagnare i lavoratori. Non basta dire hai l'ammortizzatore, arrangiati. No, occorre che qui seguano delle politiche, per cui occorrono anche le strutture, non ci sono. Dove sono finiti i servizi per l'impiego in questo paese? Sappiamo cosa sono, salvo qualche isola di eccellenza. In generale sono strutture burocratiche, farraginose, che non danno questa cosa. Allora, queste secondo me sono le questioni più importanti che c'è da augurarsi ricevano al tavolo della trattativa una risposta positiva che possa permettere. Poi non mi voglio sottrarre al problema dell'articolo 18. Io sono d'accordo quando si sottolinea anche arriva dal fatto sul valore, diciamo, di questo articolo al di là della sua concreta operatività, come uno dei presidi della libertà e della dignità del lavoratore sul luogo di lavoro. L'articolo 18 dà a tutti i lavoratori uno spazio di libertà in più, un po' di sicurezza in più, e quindi è fuori discussione che possa venire meno l'articolo 18. Questo deve essere chiarissimo. Altra questione è quella di porsi il problema del suo funzionamento. Lo stesso Alleva stasera ha relativizzato la questione della durata dei processi, troppo lunghi, troppo. Ha detto no, guardate, non è vero, ci sono già di fatto delle corsie preferenziali, però non ha nascosto che esiste questo problema. E ha anche introdotto l'idea, se non ricordo male, di una fase sommaria. Mi sembra che questo è un punto sul quale lo stesso movimento sindacale, se lo vorrà, ma sento dire che si muove in questa direzione, dovrebbe porre con forza la questione. Certo, qui c'è il problema poi del funzionamento della giustizia in questo paese, perché noi possiamo chiedere corsie preferenziali, giudizio sommario, eccetera, ma se non ci sono, come dire, le strutture, gli strumenti per renderlo effettivo. Però questo è un punto
che è nell'interesse anche del lavoratore per chiarire la sua condizione. E diciamo pure che anche le imprese cesserebbero a quel punto di lamentarsi dell'onerosità eccessiva che, specie in alcuni casi estremi, perché nella media non credo sia così, rappresenta l'esito di questi processi una volta che dopo tanto tempo vanno in porto e si rivolgono contro, nel caso, agli interessi dell'impresa. Su un altro punto, e non voglio nascondere che abbiamo valutato con interesse l'ipotesi che è stata messa in campo, considerandola degna di essere esplorata, è quella di vedere, e anche qui alleva in qualche modo, aiuta quando dice che non nega che ci sia un problema di una migliore distinzione fra giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo, arrivando a caricarlo, dice Alleva, se l'ho capito bene, per dire che questo secondo addirittura dovrebbe essere visto in relazione anche a limiti esterni. No, e quindi non è che non lo lui lo fa ex post, noi ci siamo permessi di considerare come degna di essere riflettuta e discussa, personalmente non ho le competenze giuridiche e tecniche che ha Leve, che hanno i giuslavoristi in generale, sul fatto se questa, come dire, limiti esterni non si potessero giocare addirittura non ex post ma ex ante, cioè in altro modo, perché non cercare di vedere se le procedure che esistono per i licenziamenti collettivi di natura economica non possano, in analogia, sia chiaro, indicare una pista per trattare anche i licenziamenti individuali per motivo oggettivo, mettendo a carico dell'azienda tutto il percorso successivo, cioè quell'esternalità di cui anche Alleva parlava, e più, quindi chiamando le aziende a contribuire, nel caso si adottasse questa procedura di carattere sindacale e non più giudiziale, di farsi carico, con accordo naturalmente sottoscritto, e sempre se il lavoratore intende sottoscriverlo, con l'assistenza del sindacato, dei periodi di protezione successiva, 2 anni di mobilità, l'outplacement, la formazione, cioè permettere al lavoratore di avere una, diciamo, strada sostenuta del reddito, ma anche con misure appunto di politiche attive del lavoro. Fermo restando che se in corso d'opera emergesse chiaramente che l'azienda ha avuto un comportamento pretestuoso, cioè che ha adotto la motivazione oggettiva e invece aveva ben altro in mente, il ricorso in via giudiziale è sempre aperto. Sono questioni che toccano anche la competenza giuridica. No, no, ci siamo solo limitati a dire che se si deve parlare di vedere come non mettere in discussione il suo fondamento, il suo valore di carattere deterrente rispetto ai comportamenti, diciamo, disinvolti e abusivi dell'impresa, l'articolo 18, ma metterne in discussione la sua applicabilità in questi casi precisi, non quando si tratta appunto di abuso, discriminazione e quant'altro, e si sono veramente motivati, si potrebbe pensarci. Il punto è che occorre sconfiggere proprio, e qui concludo, un'idea che si potrebbe fare strada, e mi auguro che non prosperi invece, nel dire va bene, noi cerchiamo di fare un accordo sulle politiche per l'occupazione, contro la precarietà, riduciamo, aumentiamo i costi del flessibile, eccetera, non tocchiamo l'articolo 18 e lasciamo che il governo decida per conto suo. Io credo che è una strada pericolosa, perché questo governo è chiaramente a non, come dire, a vedere di fluidificare, nel senso che ho detto, l'articolo 18, ma proprio di dargli una bella riduzione in sostanza. Credo che non ce la potremmo cavare facendo poi dopo uno sciopero generale. Abbiamo fatto uno, ne hanno fatto uno di 3 ore per le pensioni, se lo facessero anche di 8,
penso che le cose nella condizione data non cambierebbero molto. Quindi, come dire, meglio essere proattivi, avere un'iniziativa, che attendere l'iniziativa che sappiamo, quella sì, nettamente contraria di altri. Grazie. Grazie Cavaglio. Franco Russo per il Comitato Non Debito. Dopo Ilaria Lai. Decidono i governi attraverso il Consiglio europeo, attraverso il Consiglio dei ministri, perché
perché ho voluto richiamare questo? E ho veramente concluso, mi serviva appunto il documento che gentilmente mi ha dato Carlo, perché io vi ricordo alcuni fatti abbastanza semplici. Chi è che vuole le cosiddette riforme di struttura? L'Unione Europea. E su questa ha ragione Roberto nella sua introduzione. Dove sono state richieste queste riforme di struttura? Per primo nel patto Euro Plus, o il patto Euro Plus per dirlo in italiano. Dov'è che è stato recepito queste riforme di struttura dal governo italiano? Nel piano di riforma nazionale portato in aprile al Parlamento europeo. Dov'è che è stato ribadito l'esigenza delle riforme di struttura? Nella decisione del Consiglio, su indicazione del Comitato Economico Europeo, nelle raccomandazioni uscite nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio del 2011. Quindi le riforme di struttura, volenti o nolenti, cioè a dire la riforma del mercato del lavoro, la impone, non la chiede, la impone l'Europa. Quindi noi dobbiamo agire contro l'Europa. Se noi non acquisiamo questa dimensione europea, secondo me noi facciamo un buco nell'acqua. E citavo il documento che appunto mi ha sottoposto all'attenzione Carlo, perché ho visto che nel novembre del 2011 la DG, la Direzione Generale degli Affari Economici, ha mandato, concordando con la BCE, un documento alla Commissione in cui ha valutato le politiche europee, le politiche italiane sulla base di parametri europei, dicendo appunto che l'Italia stava seguendo puntualmente, siamo ancora in tempi di Berlusconi, si stanno seguendo appunto le indicazioni europee. Quindi, come voi vedete, l'Europa non è lontana, l'Europa segue passo dopo passo, potrei citare i 39 punti di Olin e via dicendo. Quindi se noi non assumiamo questa dimensione, questa ottica europea nelle lotte, ma il che non significa non lottare a livello nazionale, significa che le lotte nazionali devono cominciare ad avere come obiettivo non solo il governo Monti, ma appunto l'Unione Europea. E quindi penso che per esempio anche le asimmetrie che si vanno creando tra la lotta del popolo greco e le lotte che cominciano ad esserci in Italia, ben venga quindi lo sciopero della Fiomme, che ho finito, però dobbiamo anche sapere che questa dislocazione temporale, parte la Grecia, risponde la Fiomme con l'USB il 27 e il 27 gennaio, secondo me non aiutano appunto a costruire un fronte di lotta generale, anche perché mi si consenta la CES di fatto sulle vicende appunto del nuovo patto ha indetto sì una giornata di lotta il 29 di febbraio, ed è importante ricordarlo, però l'ha indetta in cui ognuno fa quel che gli pare a lui, cioè ci sono delle azioni nazionali, non invece appunto i primi tentativi di costruire gli scioperi europei. Non c'è nient'altro da fare, perché io dico aiuterò nei limiti che posso, perché sono semplice cittadino pensionato, lo sciopero della Fiomme, però voglio dire che se noi non mettiamo insieme queste lotte contro le politiche dell'Unione Europea, contro i nuovi trattati europei, io penso che le lotte a livello nazionale faranno, è vero Emilio, un buco nell'acqua, però i motivi opposti però... Bisogna farne lo stesso. No, ma io ho capito, io penso che però il punto di fondo sia cominciare ad agire a livello nazionale, continuando delle lotte come hanno fatto i compagni e gli amici greci, in maniera che dobbiamo però spingerle sul piano europeo. Qui si incontrano le difficoltà della costruzione del sindacalismo a livello europeo, perché sappiamo che per esempio, mentre la Fiomme è una punta di lancio del sindacalismo nel nostro paese, mi spiace dirlo, la DGB in Germania non è una punta di lancio, perché è quella che ha fatto gli accordi peggiori con la Volkswagen e gli altri raggruppamenti per salvare appunto i posti di lavoro in Germania. Quindi a me pare che ci sia un problema di ricostruire un sindacalismo e delle lotte di classe a livello continentale, in cui la parola solidarietà possa essere rideclinata. E non mi bastano appunto il fatto che ci siano, come dire, delle misure di reintegro negli altri paesi, è giusto, quindi è stato detto che in Italia è semplicemente uno strumento di ulteriore indebolimento delle lotte, ma il punto vero, che ho veramente chiuso, per me è questo, che si vuole abbattere il contratto di lavoro nazionale, non parliamo del contratto di lavoro europeo, che pur dovremmo invece raggiungere, per affidare appunto alla contrattazione nel mercato
dei lavoratori stessi. Per questo noi, come No Debito, modestamente cercheremo di costruire, mettendole insieme ovviamente senza ostacolarci con lo sciopero della FIAM, una manifestazione a Milano il 17 di marzo in cui abbia al suo centro Piazza Affari e la Bocconi, cioè le teoriche o le ideologie liberiste e invece il nuovo centro del potere, che sono appunto direttamente, lo diceva mi pare la Re Davide, direttamente la grande borghesia che ha preso anche in mano il governo tra l'amministrata e la ricchezza. Vi ringrazio. Grazie Franco. Io credo, diciamo, che non ci sia nessuno. Ilaria, prego, vieni. Io nel frattempo, Ilaria Lari della CGL, stavo dicendo, dato che abbiamo manifestato nuovamente la disponibilità rispetto a qualunque cosa la FIOM avrebbe fatto, sciopero generale, eccetera, ovviamente penso, diciamo, che lo stesso investimento ci sarà anche nella manifestazione del Comitato Non Debito da parte del partito, per, diciamo, le stesse ragioni, quindi per le questioni che stanno al centro. Ilaria Lani per i giovani della CGL. Sì, grazie per questa occasione di confronto. Io parto, ovviamente non posso non partire dalle boutade che ci riservano i nostri ministri, e lo faccio per dire una cosa che io non credo siano casuali, non credo che siano, come dire, delle cose che mi sono scappate di bocca. E penso a Mattone con gli sfigati, penso ovviamente al Presidente Monti sulla Monti nel posto fisso e all'ultima perdita da cancelliere dei suoi genitori. Penso che siano invece frutto di una strategia precisa, che è quella di far leva su quella che è, come dire, la condizione delle nuove generazioni, che è una condizione che in questi anni è stata proprio la marginalità in cui sono vissute, in cui abbiamo vissuto, insomma, sia stata una condizione anche di rassegnazione, con un'idea di quasi senso di colpa, di inadeguatezza. Lo dico perché per come il mercato del lavoro è stato vissuto, quindi anche in termini molto molto individuali, con il rischio di impresa che ricade su di te, quindi tu, come dire, sembra che sei colpevole di quello che ti accadrà, di quelle che sono le tue condizioni, col fatto che hai studiato e magari quello che hai studiato non è messo a valore nel tuo lavoro. Spesso le giovani generazioni hanno appunto percepito il fatto del lavoro come sia un fatto individuale, ma sono percepite loro stesse come appunto inadeguate, con anche un'assunzione di rischio impropria spesso rispetto a quello che è il rapporto col lavoro e quelle che invece sono le responsabilità che ha oggi il mondo dell'impresa. Allora io penso che si voglia un po' fare leva su questo, no? Nel dire, i giovani sono mammoni, i giovani devono imparare a muoversi, a spostarsi, insomma, e tutte sono sfigati, si sedono troppo e via discorrendo. Fortunatamente però a queste butard è cominciato anche una prima risposta in termini di ribellione, perché io credo che la generazione, questo chiesto di essere disposta a tutto pur di lavorare, ha cominciato anche a capire che, questo tipo di atteggiamento alla lunga non parla, alla lunga non crea lavoro, non ti dà prospettive. Tant'è che appunto di fronte alle butarde dei nostri ministri una ribellione c'è stata, quantomeno in una fetta delle nuove generazioni, proprio perché ahimè il posto fisso non sanno neanche cosa sia e ahimè i giovani sono costretti a sacrifici enormi rispetto al lavoro, rispetto alla possibilità di essere autonomi, rispetto alla possibilità di costruirsi un progetto professionale di vita. E su questo mi interessa ragionare, perché poi non è neanche vero che le nuove generazioni siano così in sé per sé interessate a fare lo stesso lavoro tutta la vita, più che altro vorrebbero essere libere di scegliere, vorrebbero avere una crescita professionale, vorrebbero mettere a valore le proprie competenze, ed è questo che la precarietà impedisce, cioè la precarietà impedisce esattamente questo, impedisce di poter vivere il lavoro come in termini di autonomia, in termini di professionalità, in termini di costruzione appunto di un percorso, proprio perché svilisce la persona, svilisce le competenze, svilisce l'autonomia. Oggi siamo in un contesto in cui tu hai il massimo rischio e la massima responsabilità col minimo dell'autonomia, la massima subordinazione col minimo dei diritti, cioè un contesto appunto che rasenta il vero sfruttamento. Allora io penso sia questa la cifra della precarietà. E per questo la precarietà, come dire, è il male che ha, insomma, come dire, costretto una generazione ad essere in particolare subalterna nel mondo del lavoro, ad essere marginale. E credo che, anche perché la precarietà non è soltanto saltuarietà del lavoro, appunto, è assenza di diritti, è ricattabilità completa, è il fatto che
l'orario di lavoro, la mansione, il compenso, i diritti sociali con la malattia, la maternità, la libertà di scelta, sono tutte cose che tu non puoi avere, perché le condizioni contrattuali le fa il datore di lavoro. Questo è il tema centrale. Allora, sono questioni che sono molto molto simili a quello che adesso vediamo anche rispetto alle trasformazioni del lavoro dipendente più classico, tant'è che, come dire, l'impressione è quella che si è elevato i diritti in una generazione con l'idea di costruire progressivamente un'erosione delle tutele, e progressivamente si rischia di, altro che mercato del lavoro duale, si rischia di renderlo limpido questo mercato del lavoro, in un contesto in cui, come dire, piano piano i diritti verranno tolti a tutti. Ed è molto simile la condizione degli operai della Fiat rispetto alla malattia messa in discussione, rispetto ai ritmi di lavoro, adesso rispetto anche ai diritti sindacali. Non è molto differente da una generazione che il diritto alla malattia non ce l'ha, che il diritto di voto nel DSU non ce l'ha, che il diritto di sciopero non ce l'ha, che il diritto quindi a partecipare, a vedere la propria iscrizione, contare, per esempio, per la rappresentanza del pubblico impiego non ce l'ha. Queste sono questioni fondanti, perché sono le questioni se tu sei cittadino o meno del tuo luogo di lavoro. In questo senso ci sta anche la democrazia che oggi viene violata, sta violata per una generazione ma lentamente rischia di essere violata per tutti. Allora, se noi vogliamo immaginare una nuova libertà nel lavoro, e questo probabilmente anche il tema, anche la domanda che fanno i giovani che entrano al mercato del lavoro, di avere una libertà nel lavoro, di poter esprimere appieno se stessi nel lavoro. Allora io credo che lo facciamo innanzitutto se siamo in grado di contrastare la ricattabilità, lo facciamo innanzitutto estendendo i diritti, e a partire da questo è possibile anche costruire una nuova lotta che sia efficace e che possa anche tentare di cambiare i rapporti di forza. E poi è evidente che è molto complesso modificarli anche in termini contrattuali, perché oggi la frammentazione del lavoro va anche molto oltre la precarietà, c'è il tema della competizione internazionale, il tema di quelli che sono gli appalti, di quella che è una filiera che si è allungata, il rischio di impresa che viene appunto puntualmente riversato sui più deboli. Però credo che proprio se noi siamo in grado di estendere i diritti e di fare un'azione che oggi rilanci su alcuni temi, siamo in grado forse anche di difenderci, l'abbiamo conquistato. Allora rilanciare per me significa appunto rilanciare rispetto ai diritti che devono essere universali, significa provare quindi anche a immaginare alcune innovazioni, significa provare a immaginare quelli che sono i diritti oggi che possono rendere più liberi i lavoratori, le lavoratrici. Allora io credo che innanzitutto ci sia il tema dei diritti sul lavoro, e penso al fatto che quando ragioniamo in termini di unificazione dei diritti dobbiamo ragionare in termini di pulizia di quella selva di contratti truffa che esistono, di abusi contrattuali che ci sono. Vuol dire ragionare in termini di, quindi anche di controllo che il sindacato deve riuscire a fare, se si diceva prima, rispetto a quelli che sono gli strumenti contrattuali oggi messi in campo. Vuol dire per esempio fare un'operazione che è tanto banale, cioè che oggi la precarietà vuol dire anche abbassare il costo del lavoro, che è uno straordinario strumento per abbassare il costo del lavoro, la precarietà, perché chi non ha diritti è pagato anche meno, perché non ha meno contributi, lo sappiamo benissimo. Allora vuol dire fare un ragionamento per cui se ci deve essere un lavoro discontinuo, un lavoro autonomo, anche su committenza, questo deve essere pagato di più, non può essere pagato di meno. Rispetto a questo servono quindi alcune tutele, i contratti nazionali devono tornare a essere un riferimento universale rispetto a queste questioni. E poi, lo si diceva, gli ammortizzatori sociali, il welfare universale. Io credo che questi non siano sostitutivi rispetto all'elemento dei diritti, perché penso che appunto la libertà nel lavoro significa la cittadinanza che tu puoi esprimere nel lavoro. Penso che però siano importanti, perché penso che sia inaccettabile che la parte più esposta alla precarietà sia quella che ha meno tutele in termini di sostegno al reddito. E perché penso che sia inaccettabile il fatto che i giovani oggi nel nostro paese non possano costruirsi un percorso di autonomia della famiglia. E dirò di più su questo, la mancanza di autonomia dei giovani nella famiglia è uno dei fattori che rassegna le nuove generazioni alla più totale immobilità sociale. Non solo rispetto alla scuola e all'istruzione, ma anche rispetto all'accesso al lavoro. Il reddito dei tuoi genitori, a parità di titolo di studio, incide tantissimo in quelli che saranno le possibilità di occupazione e anche di riconoscimento retributivo e salariale. Proprio perché se tu hai un bagaglio di relazioni, un bagaglio di conoscenze di un certo tipo, puoi costruirti una strada, se no no. Allora, parlare oggi di forme di sostegno al reddito, forme di reddito per i giovani in cerca di un'occupazione, correlate a politiche attivanti, cioè politiche attivanti che ti consentono attraverso la formazione, attraverso i servizi all'impiego, di poter avere accesso a quel bagaglio di relazioni che ti consentono di accedere al lavoro, di poter dire di no magari a un lavoro che non è, come dire, degno di questo nome, ma di poterti anche costruire un percorso. Tutto questo io credo di poter essere anche sottratto da quell'elemento di conoscenza, di parentela che incide nell'accesso al lavoro. Penso
penso che tutto questo sia fondamentale se vogliamo provare a dare una speranza a tanti giovani che appunto sono intrappolati nella fase di uno studio, di un lavoro, di un'attività e di impossibilità a costruirsi una carriera professionale. E infine, come dire, chiudo perché come dire, è anche piuttosto tardi, l'ultima battuta sul tema dell'articolo 18. Si stava, appunto, si è tanto parlato di questa questione legata al, appunto alla licenza di creare occupazione. Ovviamente tutti i dati dimostrano esattamente il contrario, ovviamente sappiamo che questa attività e la flessibilità ci hanno fatto avere già all'inizio anni 2000, abbiamo visto cosa ha portato questi anni, maggior flessibilità, minore occupazione. Il nostro è il paese che più degli altri ha visto un aumento di disoccupazione giovanile in questi anni, quindi evidentemente, come tra l'altro un calo demografico, quindi evidentemente la flessibilità non è servita, è stata una trappola più con un trampolino, e questo ormai è assodato. Quindi diventa veramente insostenibile pensare che l'articolo 18 sia lo strumento per creare maggiore occupazione. Ma poi vorrei dire un'altra cosa, cioè se questo governo spendesse un quarto del tempo che spende a parlare dell'articolo 18, per parlare di politica industriale, di innovazione, di progetti di ricerca, di possibilità di immaginare un modello di sviluppo alternativo che faccia leva su quelle che sono oggi le domande che ci propone la società moderna, se facessimo questo, anche solo per veramente un quarto del tempo che spendiamo sul resto, probabilmente tante cose cambierebbero, se quanti posti di lavoro in più riusciremmo a costruire. Peraltro sapendo che oggi la generazione che immagini del lavoro è anche la generazione che ha maggiori competenze, la generazione tradita, che ha studiato e che si ritrova adesso a non poter spendere le sue competenze. Forse allora se si parlasse un po' di più di questo si capirebbe che le nuove generazioni oggi sono esattamente la risorsa che serve a questo paese, la risorsa che serve per uscire dalla crisi, la risorsa che serve per ripensare un sviluppo degno di questo nome. Allora io credo che se individuiamo queste buone dote, sappiamo anche su questo costruire mobilitazione, costruire aggregazione, credo che potremmo essere in grado di mettere in discussione alcuni paradigmi che non sono affatto scontati. Tanto su questi temi non solo la CGL ma anche i giovani nelle forme, i movimenti che sono dati sono assolutamente in campo. Penso per esempio all'esperienza del Comitato Nostro Tempo Adesso che dopo aver organizzato la manifestazione il 9 aprile è stato appuntamento per come dire, ragionare di 10 proposte, un decalogo che ha presentato in queste settimane e sul quale sta costruendo una campagna. Quindi credo che oggi di proposte non manchino, i movimenti giovanili penso che come dire, possano essere protagonisti di questa fase, e credo che allora l'esigenza è quella di costruire alleanze che ripartano esattamente da questi contenuti, dalla voglia di immaginare un modello di sviluppo appunto diverso da quello che abbiamo conosciuto.